La carne è l'alimento che fa parte della nostra alimentazione da sempre, diversamente da tanti altri alimenti. E probabilmente la carne, diversamente da altri alimenti, è stato l'alimento che ha dato una mano all'evoluzione dell'uomo, okay, nei milioni di anni, proprio grazie alle sue caratteristiche nutrizionali. Le varie associazioni che ho menzionato prima poi si sono espresse e ci hanno detto quanta carne dobbiamo mangiare. E lo sapete quanta? Allora, noi ne mangiamo 70 kg all'anno e l'AIRC suggerisce di mangiarne non più di 350-500 grammi a settimana, che mezzo chilo di carne a settimana è francamente tanto, che quindi probabilmente addirittura tanti di noi potrebbero aumentare il consumo di carne stando tranquillamente in sicurezza. Sono queste: primo, un alto contenuto proteico, le proteine della carne hanno un alto valore biologico, cioè sono le proteine che contengono tutti gli aminoacidi presenti nell'organismo umano, diciamo così. Le proteine che ruolo hanno a livello metabolico? Non hanno un ruolo energetico, lo dico perché entrando in sta palestra mi è venuto in mente uno dei tanti aneddoti quando ero giovane, non che adesso sia particolarmente vecchio, però insegnavo in palestra e la mamma una volta di un bambino mi ha detto: guarda, stasera, visto che aveva l'allenamento, gli ho dato una bella bistecca da mangiare. Brava, è un'ottima idea, ma in realtà non è stata una buona idea, non potevo dirglielo, perché la proteina non ha un valore energetico, ma ha un valore plastico fondamentalmente. Noi non abbiamo delle riserve di proteine, abbiamo delle riserve di grassi, abbiamo delle riserve di zuccheri, ma non riserve proteiche.